Prego, senatrice. Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio, Governo, colleghi, esprimo a nome di Fratelli d'Italia non solo i sentimenti di profonda emozione, ma anche l'orgoglio per la nascita del Governo Meloni, insieme al senso di responsabilità per gli impegni assunti con il popolo italiano. Chi è seduto accanto a me in questi banchi rappresenta, Presidente, una moltitudine di persone e di storie. Decenni di battaglie quando, come si diceva, la ragione aveva torto. Quando la parte sbagliata era quella giusta. Lei, Presidente, ed il suo governo rappresentate una maggioranza nata finalmente nelle urne, scelta dal popolo e con un forte mandato, dopo anni di commissariamento e di esecutivi creati nel laboratorio delle alchimie di Palazzo. E sono certa, Presidente, che questo governo vorrà difendere anche quegli italiani che non hanno votato per la coalizione di centrodestra. Sono convinta che questo governo vorrà dare risposte anche a quel 36% che ha deciso di non andare a votare per delusione, per disincanto, per sfiducia. Sono convinta perché a questo governo spetta anche il compito di ridurre la distanza tra popolo e politica, tra cittadini e istituzioni, tra società e Stato. Spetta il compito di ricomporre quella trama smagliata per creare la coesione sociale che lei ha richiamato, Presidente. E voglio sottolineare anche io la svolta storica. Il 68esimo governo della Repubblica Italiana ha un Presidente del Consiglio donna. Una donna che con la militanza quotidiana è passata da una sezione di partito a Palazzo Chigi. Una donna che ha portato Fratelli d'Italia dall'1,96 del 2013 al 26% del 2022. Si può non essere dalla nostra parte, ma non si può negare l'evidenza di un fenomeno politico che deve essere studiato, deve essere capito. Io vi invito ad analizzare le ragioni sociali profonde di questo nostro successo e quelle della vostra sconfitta. Dovete chiedervi perché un operaio nelle periferie oggi vota a destra, poi ci giudicherete per i fatti e per gli atti di governo. Però avete perso, e non soltanto per le divisioni, per quel campo largo che è saltato. E mentre c'era una legge elettorale che tra l'altro spingeva al bipolarismo, avete perso a nostro avviso per una crisi di idee, di visione, di programma e per una propaganda sbagliata e faziosa che anche oggi in quest'Aula abbiamo dovuto riascoltare. Allora io credo anche che la sinistra, lo voglio dire con pacatezza, debba interrogarsi anche sul perché a livello internazionale è stata sempre la destra ad esprimere, ad eccezione di Hillary Clinton, una leadership politica femminile. Ed oggi in Italia la prima donna di destra premier. Suggerisco qualche spunto di riflessione. Vedete, colleghi, esiste una storia ed una cultura femminile della destra italiana, un capitolo che solo il pregiudizio femminista e la persistenza di alcuni luoghi comuni sulla destra ha avvolto in un cono d'ombra. Oggi questa storia vi si disvela. Capisco per voi essere uno smacco epocale. A noi non sorprende. A noi non sorprende che Giorgia Meloni diventi Presidente del Consiglio. Non è stata cooptata da un uomo, non ha giovato delle quote, non è stata favorita perché donna, non è stata ostacolata mai perché donna. Giorgia Meloni si è affermata perché è la più brava, non brava come un uomo, brava come una donna, ed è stata la più brava di tutti. E da noi vale il merito, un valore che è un concetto chiave. E proprio sul merito devo anch'io fare una considerazione,
perché siamo passati subito dopo l'enunciazione dei titoli dei ministeri alla demonizzazione lessicale. Critiche piovute per aver aggiunto al Ministero dell'Istruzione anche la parola merito. Io ho paura di chi ha paura delle parole e non analizza i concetti. L'articolo 34 della Costituzione recita: capaci e meritevoli per gli studi e l'istruzione. Vi chiedo, cosa vi scandalizza? Il merito è un riconoscimento del valore e del sacrificio e deve esserlo ovunque. Onore al merito come ascensore sociale, onore al merito presupposto di democrazia, esattamente come l'uguaglianza. E allora critiche superficiali, ma le vogliamo comunque ascoltare. Critiche anche infondate per aver aggiunto nel governo Meloni al Ministero dell'Agricoltura il concetto della sovranità alimentare, come peraltro già accaduto in Francia senza scandalo. C'è chi ha gridato addirittura alla deriva autarchica, facendo finta di non capire, e quindi lo chiariamo, che si tratta invece della difesa delle nostre eccellenze e dei nostri prodotti di origine protetta. I prodotti DOP, quelli che l'Europa ci chiede anche di etichettare. E allora vedete, la sovranità alimentare la invocano tutti i movimenti agricoli e contadini a livello internazionale, e la difendono anche i presidi Slow Food di Carlin Petrini, che credo sia al di sopra di ogni sospetto autarchico, mi pare di ricordare. Allora, mi manca il foglio. Ma la critica più feroce è stata richiamata anche adesso nell'ultimo intervento, è stata l'aggiunta della parola natalità nel governo Meloni insieme alla famiglia e alle pari opportunità. Ho sentito dire addirittura dalla sinistra che il governo Meloni vuole le donne a casa a fare figli. Una follia! Allora vi voglio spiegare che cosa significa per noi questo. Per noi, io penso, e voi, se volete essere intellettualmente onesti come la politica richiede, non potete non capire che le pari opportunità integrate alle politiche per la natalità sono la unica vera garanzia per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro. Noi vogliamo smantellare le penalità e gli ostacoli al lavoro femminile e anche rispondere all'emergenza demografica. Servono sostegni pubblici alle libere, sottolineo libere, scelte di maternità e paternità. Il resto, colleghi, passatemi l'espressione, è fuffa. E da anni la Francia per le politiche per la natalità si impegna e impegna oltre il 2% del PIL, e è aumentato il numero di figli ed è aumentato anche il numero delle donne impiegate che sono entrate nel mondo del lavoro. Allora io vi chiedo, che cos'è questo? È oscurantismo? No, non è oscurantismo, è pragmatismo. Si chiama voglia di futuro, si chiama anche questione culturale, oltre che una questione di PIL, oltre che una questione anche di sistema pensionistico che non regge. E allora dal nostro pontefice, che richiama questo, fino agli statisti dell'Istat che ci dicono che non c'è futuro se continuiamo con questo trend. E allora finalmente l'Italia con il governo Meloni si libera della tecnocrazia, forma un governo politico. Le dichiarazioni della Presidente sono state un'articolazione del programma della coalizione di centrodestra e della prossima azione di governo. C'è finalmente un'agenda Italia, c'è un'agenda Meloni con obiettivi di legislatura a medio e anche lungo termine, oltre che affrontare le emergenze. E vado a concludere saltando un punto. Vede, Presidente, lei anche oggi ha ricordato quali sono le emergenze nella sua bellissima replica. I costi dell'energia, il recupero, per favore, i costi delle... Presidente, chiedo anch'io un minuto in più. Grazie. Nessuno le ha tolto la parola, prosegua. No, si è spento. Avrà pari trattamento rispetto agli altri capigruppo. Sì, stia grazie. Tranquilla. Allora comunque salterò un pezzo. Rifacendomi alle emergenze che il Presidente del Consiglio
ha elencato, in particolare il caro vita, il caro bollette, il caro energia, la necessità di mettere non solo un freno ma un tetto al prezzo del gas per colpire la speculazione, e anche ha chiarito le posizioni sul PNRR, di cui dobbiamo recuperare i ritardi del governo precedente per 54 decreti attuativi non ancora pubblicati, e allora non prendiamo su questo lezioni da nessuno. Vado a concludere dicendo, Presidente, che lei già dai primi giorni ha impresso una cifra diversa anche nel cerimoniale, nel modo di porsi, ha introdotto insomma un cambio di passo, una rivoluzione gentile nella forma, e io mi auguro e le auguro una rivoluzione conservatrice nella sostanza. Mi ha emozionato, e credo abbia emozionato tutto l'immaginario femminile, il suo omaggio di ieri a 16 donne che hanno fatto la storia italiana, patriote d'Italia a noi tanto care, donne reali di carne e di sangue che hanno lasciato qualcosa dopo di loro. Oggi quella scala, Presidente, è più alta, è un simbolo per le nostre figlie e i nostri nipoti. I cittadini le hanno affidato, è vero, la nazione nel pieno di una tempesta. E come diceva Seneca, e concludo, non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Ma chi sa dove andare conduce la nave in porto. Lei condurrà la nave italiana in porto. La rotta è tracciata, alla nostra piena fiducia. Buon lavoro, Presidente, buon lavoro al governo Meloni.